Benvenuti in questo nuovo video di GTA 5 e torniamo con una sfida open world dedicata di nuovo al treno, molto particolare. Siamo okay. Tutti su un elicottero in questo momento. Il primo che ci sale sopra dovrà sale sopra il treno tramite l'elicottero parcheggiato. Dovrà scendere dall'elicottero, stare sul treno e gli altri tre avranno l'obiettivo di colpirlo col proprio elicottero mentre sta sul treno il giocatore. Chi lo riesce a killare si va a mettere sul treno al suo posto. Che è veramente difficile, raga. 3, 2, 1, via. Chi trova prima il treno, chi riesce a parcheggiarci sopra diventerà il primo. Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Contando che è molto complicato aprire la mappa mentre sei con l'elicottero, perché poi ti schianti. Io infatti guardo dall'alto, ragazzi. Anche io guardo dall'alto, esatto. Basta. Cerco le rotaie e dopodiché le seguo. Prima o poi le troviamo, raga, sicuro. Il treno passa di qua. Io ho sbagliato strada. Io sono sopra la ferrovia. Io sono sopra la ferrovia. Ah, ecco anch'io, sì, ho fatto bene a seguire uno di voi. Allora, vi volevo dire una cosa. Anch'io sono nelle ferrovie, per ora non vedo il treno, sono in un posto diverso da voi. Sarà interessante vedere dove compare prima il treno. Potremmo intrecciarci nel momento in cui troviamo il treno. È quello. Perché di fatto ancora non è comparso. Una volta che facciamo esplodere il nostro elicottero, lo devi richiamare. E, ce lo riportano sicuri? Beh, eccolo! Eccolo! Che faccio? Come fa, scusa? Devi riuscire a parcheggiarti perfettamente sopra. Non è impossibile, ma è molto difficile. Okay. Allora, io ho quasi fatto il giro intero della mappa di GTA 5 e ancora non ho visto il treno. Fere lo vede. Però no, ragazzi, se può fa sta roba. Io credo pian piano di arrivare da voi a furia di fare sto giro. Sto su. Cioè, sei parcheggiato? Sì, sono parcheggiato sopra. Cioè, l'ha davvero parcheggiato? No! Di parcheggiato in palo. Si è schiantato sul palo. Ragazzi, giusto. Comunque io ho fatto almeno. Oddio! Anche io me l'ho parcheggiato. Devi metterti in quello che ti blocca. No, Marco. Io sono anche sceso. Ma devi metterti in quello che ti blocca dentro. Sennò non riesci a stare sull'aereo. Fai esploda. Mi ha levato anche l'elic. Anche sto fumando. Lo so, non ho mai pensato fosse molto un challenge facile. Come faccio? Richiamo un elicottero. Puoi richiamarlo, puoi richiamarlo. Puoi andare anche all'aeroporto a rubare. Dobbiamo rubare. Dimmi che non passo perfettamente. Io sono sopra. Sopra. Sono parcheggiato. Devi scendere. Sono già con l'elicottero, ragazzi. Arrivo. Ma si è parcheggiato. Ho parcheggiato. Però l'elicottero cade. L'elicottero cade, raga. Non ci posso fare niente. Ok, va bene. Sì. Ma tanto l'importante è. Quindi ormai l'obiettivo è killing di Marci. Sta arrivando. Non l'elicottero. Però, scendi, ragazzi. Bro, muoviti. Certo che Marcia ha avuto una sfiga. Porca miseria, Steph. Marco, ho visto la scena. Che sfiga ha avuto, scusami? Che si era fermato il treno. Sì, infatti era una cosa bruttissima. Però, ok, guarda, io di nuovo ho preso l'elicottero. Finalmente sono fatta. L'elicottero stesso deve stare sopra il treno o una volta sali sul treno? Una volta che sali, se cade mentre... A me è caduto tipo dopo 10 secondi. Perché io ho capito che bisognava lasciare anche l'elicottero non sul treno. Cioè, l'importante è che sia stabile. Poi, se cade sbattendo su qualcosa che ci puoi fare, capito? Era stabile, raga. Non ha più l'elicottero l'assistente? Prova a chiamare il passaggero elicottero. Io ho fatto così perché non ce l'avevo. Mi fai una paura devastante. Voglio ucciderti con l'elica. Eccolo! Raga, che kill! Che raga, kill! Questa, ragazzi, è veramente, veramente, veramente una bella kill. Mamma mia, adesso devi uscire a parcheggiare. No, raga, non mi porta l'elicottero perché ne ho già uno che è inattivo. Cioè, il mio non è esploso. Non ci credo, raga. Ok, io ho chiamato il mio. Sta arrivando. E come faccio? Questo sarebbe bello fossimo su Fiverr. Sì. L'hai visto? O Fivem. L'hai visto? Fivem. No. Cioè, ho visto solo che si esploda. Ero appoggiata perfetta, non si sa perché è esploso. Vedi? Lo vedi com'era il mio elicottero? Era perfetto, ma è esploso, lo vedi? Sta ancora lì. Ma perché? Perché l'elica ha toccato qualcosa? No, non lo so. Secondo me se io scendo cado dal treno, guarda. Non c'è spazio. Sì, no, cadi. Quindi stai lì fermo e spera di non cadere, di non beccare un palo. Okay, ma bisogna ammazzare quello dell'assistente, bisogna ammazzarlo pure. Sì. Però ma devo cercare il treno. No, perché? Che è successo? Meriwether mi ha detto: alla luce delle tue azioni, non ti daremo mai più un elicottero. Non ha detto così, però più o meno il senso era quello. C'ha ragione. E che allora, faccio? Non è qui. A me ha scritto: ci aspettiamo uno standard diverso. Mi ha scritto: Sì. Non corrispondono ai nostri standard. Sempre, quindi sempre dritto, ok. Raga, sono a piedi. Oddio, è più bello questo elicottero. Wow. Vado a prendere Steph, ragazzi. Vabbè, però io appena parcheggio, ma vai al diavolo. Godo!
basta! Lana. Guardatela che cerca di parcheggiare, la stupida. Ok. No, GTA, ti prego, no! Cosa ha fatto GTA adesso? Mi è crashato GTA! Ma come ti è crashato GTA? No, mi sono tornato! Mi sei bloccato proprio mentre stavo atterrando sul treno! Ok, ecco qua. Beh, dato adesso non potevi atterrare perché c'era... Sembra la classica scusa di Marci, quella. Non è vero, non ho trovato scuse. Ma dov'è che... dove appare? Ma guarda con che timing ha parcheggiato sto scemo! Ti prego! No! Non ci credo! No! Adesso dove appare, scusate, raga? Steph, il magnifico. Io non salirei più in quell'elicottero. No, io salgo lo stesso. Fuma un pochino, però, sai. Un pochino? Cioè, giusto un po'... Vedi che sto... Comunque nessuno mi ha ancora ucciso che stavo sul treno, quindi io posso salire ancora sul treno. Il problema è che non riesco a salire su sto cavolo di treno. Il problema è che il treno non so dove sia, raga. È sotto un tunnel. Dove sono io? Sta per uscire dal tunnel. Aspetta, dove si può rubare un elicottero? Ma sei un deficiente! Ma tipo, ma adesso è tosta, raga, non ci in sono città. Forse in città è difficilissimo. Ma magari in qualche palazzo specifico, però è difficile. Vabbè, io tanto sto volando, guardo sei tetti. Cioè, io vi sconsiglio di andarci adesso, raga. Porca! Come non Ok, sono tornato sopra, quindi da un po' di nuovo il vostro obiettivo e la mia kill, non più il parcheggio. Scendi. Ok. Però tu sei qua sotto. Sì, io vedo delle gratte. Sì, ma dopo dove vai? A sinistra o a destra? E che ma ne so, aspetta che chiedo. Porca miseria. Te non mi puoi sparare in auto, champ. Perché no? No, al massimo mi puoi investire con il veicolo. Tu puoi fare la kill solo di veicolo. Ah, ok. Altrimenti qua è facile. Ok, certo. Io Marci, l'ho ucciso con l'elica, gli ho tagliato la testa. Bello. È vero. Ciao, champ. Tutto bene? Sì, sto andando a farmare la tua kill. Vai. Arrivo, Mi basta solamente una piccola collinetta. Non vedo il treno. Come fai a non vedere il treno? Non lo vedo, ti giuro. Lui è in città, ragazzi, fortunato. Sto passando su un ponte. Però di quelli chiusi, non quello grande. Infatti, non lo vedo. Un elicottero è da me, Fede. Basta che vedi... Oddio! Marci è un matto! Ci ho provato. Bel tentativo, sono al porto. Eccoci. In qualche modo dobbiamo provarci. No, stavo guardando nella direzione sbagliata, semplicemente. È che qui è troppo difficile, che non c'è qualcosa che ci permette di... Oh! Era per far scena, champ. Ah, stupido! È stupido, magliaccio! Attento, Io sto attento. Sì. Quella era una bella collinetta. Marci. Non ti ho preso. Niente. Non l'avevo neanche visto. Bello l'elicottero di Fere. Ma? Ragazzi, qua è matta. Dove sei? Sono più indietro. Dove sei? Aspetta, dai, non ti ha preso lei davvero! Mi ha sfiorato l'elica di mi Ferro. Mi stavo fermando raga. Lì no, per raga, cercare di prenderti, ma no, ma dai, non ha senso, raga. Raga, Ferro c'era, Sì, il mio obiettivo era fermarmi per poi prenderti con l'elica, invece non ti ha preso. Ma che sfortuna. Marci troppo veloce. No, ma è normale, giusto. Io sto ancora capendo cosa sta facendo Mark. Mi serve una collina. E cerca l'altra collina. Fede, no, è troppo in alto. Cioè, davvero. No, Fede, è troppo... Sì, ma davvero, io non la trovo corretta. Fede, ma è troppo alto. Sì, ho capito, ma non è come... Chi mi ha preso? Chi ha preso? Mi ha preso l'elica! Mi ha preso l'elica! Ho fatto un pre-fire. Chi è sto matto sopra? Vado a prendere il mio elicotterino e bingo di... Chi è che mi sta atterrando in testa? Mi ha preso. Ti ho preso. Però Marci è morto. Però ti ho ucciso. Quindi ora posso salire. Sì, possiamo... Può salire una volta. Allora, io... Ragazzi, l'ho perso, cioè è andato sottoterra. Hai perso il treno? Sì, non so più da dove esce, capito? È con l'elicottero che adesso mi sta fumando, che già è difficile da guidare, non capisco. Allora, aspetta. No, ma perché c'è la polizia qui adesso? Ok, questi sono binari, quindi dovrebbe... Sì. Arrivederci, polizia, arrivederci. Ok, sì, io sto arrivando con l'auto. Di lì ci sono dei criminali, è vero? Quindi cerchiamo tutti di parcheggiare finché Marci non ci sale sopra? Sì. Io sono qua. Mi piace. L'ho quasi fatta. No! Non esplodere, champ! No! Che male. Ok. Marci tra poco sale sopra, raga. A quel punto diventa kill. Mi dispiace. Staff, mi dispiace. Mi dispiace. Perché sei sempre raga, Marci è sopra, kill. Ok, è kill. È kill. Ma io ho sempre degli spazi aperti, però,
Cioè, c'è una sfortuna disarmante. Si chiamano tempismi nella vita. Il primo che ha fatto un social network è morto. Lucci, è morto. Non è vero. No, però la kill chi l'ha fatta? Nessuno. E io sono esploso. Anch'io. È morto, sono morto però per fera, sono morto. Ok. Alla seconda esplosione sono morto. Però io forse riesco a parcheggiare prima che Fere ci sali sopra. No, ragazzi, io da qui che ritrovo l'elicottero. Fere, no, ci puoi salire sopra anche normalmente. Col veicolo. Se fai la kill. Come faccio? Ma è impossibile. Aspetta, però non io posso rientrare senza coso? Io tu adesso sei di nuovo elicottero. Ma ragazzi, morto. Comunque è difficilissimo. Beh, vabbè, ma in realtà l'abbiamo fatto più volte, sono sorpreso. Oh, ho provato a chiamare il meccanico per l'opposto. Vasto parcheggio, perfetto. Opla. Non mi risponde nessuno. E ho lasciato lo spazietto per non cadere. Si sta leccando un piede. Raga, ma... sono ufficialmente sopra. Camille! Ma mi pare. Allora, sono sopra. Fede ha diritto a salire, avendo fatto la kill su Marci, anche se io sono sopra, e di ammazzarmi. Okay. Marci e Marco devono invece per forza killare me in elicottero. No, ti prego, che succede? No, il mio elicottero sta... è lui che sta parcheggiando sull'elicottero. Non ci credo, raga. Lo vedete sto tizio qua? È quello che mi dovrebbe dare il pasto. È andato via. Ma vai a quel paese, va. Oh, arriva quel matto! Oh! Bellissima kill. Grazie. Ok. Fere sopra. Aspetta Fere che sto lanciando il mio... Quindi a mannaia, abbiamo detto. E ma io sono morto, quindi a mannaia contro Mark. Ma io sono caduto. Ma puoi salire in auto? Quindi ci sono io. Sto cercando un Champ, salta sopra. Arrivo, Champ. È esploso tutto l'elicottero. Buongiorno. Allora, purtroppo ci sono diverse strade, quindi non so come cavolo arriviamo lì. Credo in te. Ma perché c'è una stella poi che sono sentito con te? Ho fatto delle brutte cose prima. Aiuto. Occhio. Ok. Aiuto. Mi ha schiacciato, raga. No, mi ammazza. Champ. Bene, ancora viva. Champ to shine. Raga, non avete capito? Io sono sull'elicottero preciso. Mo? Non ci credo. Eccoci. Raga, guarda che succede! Fere. Ho parcheggiato, io che faccio, mo? Parcheggiato di fronte a me! Sempre, scendi e devi salire! Stefano, noi abbiamo Eppure, è un po' troppo affollato, raga! No, aspetta, Stefano, c'è... Bravo, Temp! No! L'ho ucciso! Ormai siamo alleati, vabbè, raga, io ti lascio, io sono sopravvissuta, tu scrivi che faccio! Vai, Temp! Allora. Fine, ma come ho fatto a incastrare? Non lo so, Marci, non ha senso. Stai fermo però, Però mi conviene uscire. Non lo so, no, se esci cadi. Un pelo butta giù, Ok, ora. Allora, prendi ancora, così abbiamo tanto tempo. Non si può spegnerti con l'elicottero in qualche modo? Sarebbe utile. Hai solo quel momento per salire, Champ. Ce la puoi fare? Ok. Bam! Allora, adesso. Aspetta. Dovete prendere la mannaia. E non possiamo. No, loro due, tu non c'entri nulla. Io sono su, Steph, sono sopra. Sì, ma te sei lo spettatore, non sei su un elicottero bloccato. Non è vero, sono su un elicottero sopra, guardami. Ah, ti vedo. Oh. La mannaia dobbiamo prendere. Io c'ho la bottiglia, la bottiglia di vetro, la raga, mannaia quale sarebbe, raga? La mannaia è una mannaia, un coltello gigante. Potete salire anche sui vagoni, non dovete per forza star lì. Vi avviso se ci sono dei pali io. No, se stai Vi faccio un countdown. Ma è e potete fightare. Vabbè, uso il coltello. Per quello vi ho salito nei vagoni. Ma io se vado nei vagoni cado. Cosa pretende la mia vita? Steph, abbiamo Ma Marci, com'è caduta alla fine? Io stavo mangiando snack. No, io sono non è caduta lì sopra. Vabbè. Marci è dietro l'elicottero. Allora, siete sicuri di voler stare lì tutti e due? Sì. Ok. 3, 2, 1, via. Io come faccio ad andare da loro, raga? Aia. Fede ha vinto! Ma sono quasi morta! È uno sputo di vita, raga! Cioè, eravamo lì! Ti conviene mangiare prima che arrivi Marci! Un attimino! Ma non penso sia possibile che io arrivi! Come? Guardalo lì! Marci è a rischio di caduta! No, raga, mi state facendo ridere, lo trovo anche gli snack! Vabbè, io e Fede... Ragazzi, avete presente i cameraman di Bear Grylls che devono sopravvivere più di Bear Grylls? Sono io con quest'auto che vi faccio la... E ci fai le inquadrature! Madonna, sto impazzendo! Allora, la tua oppressor è esplosa o è ancora viva? Allora, no, non è esplosa, perché io sono atterrata. Lascia il rischio a lui. No! Siamo morto io e Marci. Ha vinto. Ha vinto Fer. Io sono viva. Marci, posso sapere se l'hai fatto esplodere tu o se è esploso a caso? È esploso da solo. No, perché io in quell'istante ero appena arrivato a fianco e sono morto. No, io non ho toccato niente, ragazzi, perché stavo mangiando snack. Perché il mio elicottero che c'era sopra ha beccato qualcosa sicuro. Okay. Sì, perché eravamo in una galleria, tipo. La vincitrice definitiva è Fere, ci vediamo nel prossimo video. Ma non è possibile, io non vinco mai nulla. Ciao! Ciao!